Some time has passed since I found you. Your master still lives. They'll soon make use of his bloodline. The limb you have lost will give way to... Sekiro è il gioco che sta spopolando in questo periodo, dividendo critica e giocatori in due fazioni. Chi lo ritiene troppo complesso e chi invece gioisce nel migliorarsi con l'esperienza in game. Quello che non tutti sanno però è che Miyazaki, per ogni suo gioco, trova ispirazione in diverse opere letterarie e non. Per Dark Souls e Bloodborne abbiamo influenze da Lovecraft e dal manga Berserk, mentre per i giochi che sono venuti prima, ovvero quelli con i Mika, c'è stata l'influenza di Gundam e di tutti i titoli di Go Nagai tipo Mazinga e Ufolobo. In Sekiro, la From Software abbandona le ambientazioni gotiche e dark che abbiamo affrontato nei precedenti titoli, per tuffarsi nelle atmosfere del Giappone feudale, epoca in cui miti e leggende si fondevano con la realtà. Il genio di Miyazaki trae ispirazione da numerosi manga e videogiochi del passato, come Blade of the Immortal, Dororo, Tenchu, Sword of Strange, Ninja Scroll, oltre a inserire riferimenti allo stesso Bloodborne, che ci fanno pensare ad una possibile connessione fra Oriente e Occidente. Il filo conduttore che lega tra loro queste opere, oltre al background storico, è l'immortalità, da cui scaturisce la corruzione dell'animo umano, che porta, come ogni titolo di casa From, al decadimento del mondo circostante. In Sekiro, anche a causa della sua ispirazione al mondo giapponese, in particolar modo allo stile shinobi, si osserva un evidente distacco dal genere Souls-like, abbracciando uno stile più action e introducendo per la prima volta anche una mappa verticale. Oltre alle novità introdotte, salta subito all'occhio come il lavoro fatto con Bloodborne sia stato propedeutico per lo sviluppo di Sekiro Shadow of Die Twice, ponendo il titolo del 2015 come ponte di connessione tra passato e futuro. Continuando con le somiglianze, va citato l'aspetto stilistico dei personaggi, in particolare la presenza in Bloodborne del cacciatore Yamamoto, i cui abiti sono gli stessi indossati da Sekiro, mentre il braccio prostetico riprende le meccaniche di trasformazione delle armi introdotte proprio in Bloodborne, che hanno conferito più dinamicità ad un combat system ormai troppo statico. I riferimenti tuttavia non si limitano alle sole meccaniche di combattimento, ma il gioco si connette anche a livello di lore. In particolar modo la connessione più evidente è quella tra il villaggio dei pescatori che troviamo nel DLC di Bloodborne e il villaggio Mibu in Sekiro, anch'esso corrotto dalla volontà di un essere superiore. Va detto per correttezza che questa è solo una nostra teoria e lasciamo a voi la decisione di condividerla o meno. Concentrandoci sulle influenze esterne alla From Software, Miyazaki dimostra ancora una volta di saper rivisitare in chiave dark temi che già di per sé sono crudi e violenti. Una possibile citazione ritrovata nel videogioco ad un manga, ovvero Seven Deadly Sins o in giapponese Nanatsu no Taizai, riferita all'immortalità, è presente nel protagonista del manga Meliodas. Infatti, questo, come il lupo, non può morire per via di una maledizione scagliata dal signore dei demoni. E il suo simbolo distintivo è un tatuaggio a forma di drago, che nella cultura giapponese simboleggia proprio l'immortalità. Un'altra peculiarità che lega le due opere è che quando Meliodas torna in vita perde un pezzo della propria anima, influenzando così lo stato degli altri personaggi dell'opera, proprio come il mal di drago in Sekiro. Proprio intorno all'immortalità ruotano le vicende narrate in Sekiro. Questa può essere acquisita in tre diversi modi, tra cui il sangue di drago, le acque del ristoro e i vermi del sangue. Proprio questi ultimi provengono dal manga Blade of the Immortal, dove il protagonista, Manji, un leggendario samurai, viene reso immortale dall'infestazione dei vermi che è Senchu, un parassita che vive in simbiosi con il suo corpo e che blocca il naturale processo di decadimento fisico oltre a conferire capacità di rigenerazione. Un altro punto in comune con il manga è la presenza di un giovane che si affianca al protagonista. Manji incontra Rin, rimasta orfana a causa del clan Yettoryu, che ha dichiarato guerra a tutti gli altri clan. Situazione simile la ritroviamo nel titolo di Casa From, dove gli Ashina, clan realmente esistito, sono in declino a causa del trascorrere del tempo che ha indebolito il suo guerriero più forte. Inoltre, Genichiro, il nipote di Isshin, non è abbastanza forte da garantire la posizione di forza del clan e per questo cerca in tutti i modi di impossessarsi del dono dell'immortalità posseduto da Kuro. Il lupo, così come Manji, compie il suo dovere donandosi anima e corpo alla protezione del suo giovane compagno, elemento introspettivo che celebra la virtù del sacrificio onnipresente in tutte le opere nipponiche. Inoltre, la decisione di dotare il nostro alter ego virtuale di una sola arma principale, ovvero la katana, arma d'élite di cui sono dotati tutti i grandi guerrieri giapponesi,
rappresentante fermezza e spirito combattivo, risulta essere un'ulteriore connessione tra manga e gioco. Sekiro quindi riesce a conquistare il videogiocatore, sfruttando gli elementi tipici della cultura folcloristica nipponica, rielaborandoli e adattandoli. La From Software riesce quindi a mutare la propria pelle, proprio come un serpente, pur mantenendo intatta la propria anima, permettendoci di godere di un vero e proprio capolavoro. Vi vogliamo lasciare con una piccola curiosità. Durante il gioco si fa più volte riferimento all'Occidente, ma forse non tutti sanno che esiste un'opera letteraria, ovvero Viaggio in Occidente, che riprende alcuni punti del gioco, come la presenza di scimmie guerriere senzienti, l'esistenza dei draghi, il tutto condito dalla costante presenza della cultura buddista e shintoista. E voi conoscete altre curiosità o riferimenti a quest'opera o ad altre opere? Se sì, scrivetelo nei commenti.